perché la giurisprudenza ha più volte detto della Corte che deve essere escluso che la funzione del legislatore delegato sia limitata a una mera scansione linguistica, leggo testualmente, delle previsioni stabilite dal legislatore delegante. E invece è necessario che il legislatore delegato, nel procedere all'attuazione concreta della disciplina normativa, proceda a un'interpretazione delle norme della legge di delegazione, identificando i principi e i criteri direttivi cui attenersi, tenuto conto del contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega. Attenzione a questo ultimo passaggio. Dobbiamo prestare attenzione perché assume connotati di particolare rilievo. La legge di riferimento, la 69 del 2009, qual è la ratio di questa norma? Disposizioni per lo sviluppo, semplificazione, competitività anche nel processo civile. L'intero impianto della legge trova fondamento su questi parametri, innovazione, soprattutto tecnologia informativa nell'ambito della pubblica amministrazione, efficienza dell'azione della pubblica amministrazione e del mercato, semplificazione in materia processuale. È in questo contesto che si modifica la 241 del 90, contrazione a 30 giorni del termine di conclusione del procedimento amministrativo, introduzione espressa della responsabilità del dirigenziale in caso di mancato rispetto del termine, previsione del diritto di risarcimento del danno in caso di ritardo per l'emanazione del provvedimento. E quindi nell'ambito anche le modifiche nel processo civile. E quindi al legislatore delegato cosa restava da fare se non attenersi a questo contesto normativo che la Corte Costituzionale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale impone di tenere presente? Infatti la legge delega non stabilisce dei parametri netti. L'articolo 60 si limita a delegare il governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale senza altra precisa indicazione. E quindi se il legislatore delegato bene ha fatto, criteri di ragionevolezza è stato rispettato, i principi della legge delega anche. E quindi sotto questo profilo nessun rilievo di incostituzionalità può essere mosso. Il discorso, tuttavia, non può chiudersi con questa conclusione. Bisogna aggiungere, pare, un passo ulteriore. La non preclusione dell'accesso alla giustizia. E guardiamo il contesto comunitario. In sostanza, è la direttiva del 21 maggio 2008, numero 52, CE, che ci dà delle indicazioni precise. Precise in un certo senso, ma un po' libere e discrezionali per altro, perché testualmente dice l'articolo 5, comma secondo, la presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende ricorso alla mediazione obbligatorio, oppure soggetto ad incentivi e sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario. Quindi il legislatore comunitario dice: la mediazione obbligatoria non è astrattamente preclusiva dell'accesso alla giustizia. Può esserlo, ma è un problema di concrete previsioni normative, nel senso che è il legislatore che dovrà disciplinare la figura in modo da non rendere comunque impraticabile per la parte la possibilità di intraprendere il percorso di mediazione. Orbene, per rispondere al giudice di pace di Parma che con ordinanza del 1 agosto del 2011 ha ritenuto che l'astratta ammissibilità della forma di mediazione obbligatoria potesse rappresentare una limitazione all'accesso alla giustizia, si può dire che imporre il tentativo di conciliazione non significa certo rinunciare alla giustizione né ostacolarla. Abbiamo parlato di condizioni di precettibilità, quindi un atto che deve essere fatto, che si inserisce in una sequenza procedimentale. Le parti non sono tenute ad accordarsi. E i tempi contenuti entro i quali il tentativo di conciliazione deve svolgersi non possono rappresentare certamente un ostacolo al ricorso alla giurisdizione. Qualcuno potrebbe dire che i diritti sono definitivamente confermati, ma non è vero. Nella mediazione il mediatore deve mettere in contatto le parti, le deve sentire, tenere conto delle diverse prospettazioni e avviare un dialogo per eliminare la conflittualità. Quindi
con riferimento a, per abbreviare, alle ulteriori questioni, il criterio di ragionevolezza che ha ispirato la scelta legislativa è stato anche quello di deflazionare il carico della giustizia. È vero che il criterio ispiratore della mediazione è l'efficienza, ma l'effetto dovrebbe essere quello di deflazionare il carico, diminuire il carico nei tribunali, quindi agevolare la giustizia civile e senza dubbio, come diceva il collega Cosimo Ferri, incentivare da parte delle imprese l'accesso ai mercati del nostro paese, perché una giustizia lenta è una giustizia che crea dei problemi all'economia. Quindi in questo quadro la mediazione potrebbe avere un ruolo determinante, potrebbe essere uno stimolo per le imprese estere ad investire nel nostro paese, perché attraverso lo strumento della mediazione si potrebbe sanare, favorire il problema del conflitto e quindi essere una misura incentivante. Un altro dei problemi che hanno portato a delle discussioni accese è stato quello delle misure impositive, cioè sul piano del comportamento ingiustificato ostruzionistico della parte. Voi sapete che l'articolo 8 del decreto legislativo 28/2010 consente al giudice di assumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 CPC in caso di mancata presentazione, oppure anche l'articolo 13. Il problema delle misure impositive va connesso anche al problema che è stato sollevato dell'onerosità, di cui si parlava prima, della mediazione, tanto criticato dall'avvocatura, ma che anche questa obiezione, a mio avviso, è esente da censure di incostituzionalità. Il problema è stato sollevato da alcuni tribunali, anche dal giudice di pace di Parma in quella ordinanza già citata, sostenendo che per quanto concerne la coesistenza dell'obbligatorietà e onerosità della mediazione, il giudice di Parma, il giudice emittente, ha detto: se il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo non meramente simbolico, allora nella sostanza il sistema subordina l'esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro in violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Permettetemi anche, con riferimento a questa obiezione, di fare lettura delle sentenze della Corte Costituzionale. Cito, ne ho trovate tante, 114 del 2004, che richiama principi già illustrati dalla pronuncia 522 del 2002, la numero 333 del 2001. La Corte Costituzionale cosa dice? Il problema della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono determinati incombenti anche di natura economica a carico di coloro che tale tutela richiedono, deve essere risolto, dice la Corte, alla luce della distinzione fra gli oneri che sono razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, da ritenere evidentemente consentiti, e quelli invece che tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, i quali, conducendo al risultato di precludere ed ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione dell'incostituzionalità.